Torna in aula legge omnibus in consiglio regionale dopo che la scorsa seduta del 27 aprile era stata sciolta per mancanza del numero legale a causa dell'assenza di alcuni consiglieri di maggioranza. Tante le critiche e aspre in questi giorni da parte del Movimento 5 Stelle e del centrosinistra, che ha accusato il centrodestra di essere ormai allo sbando e spaccato. Il tema è sempre quello dei fondi a pioggia, oltre mezzo milione di euro che si voleva inserire in commissione con degli emendamenti da destinare ad eventi e iniziative varie, mentre per le minoranze si vanno a tagliare 5 milioni per aiutare le famiglie a sostenere il caro energia. Per le minoranze il tentativo di elargire fondi a pioggia verrà respinto con forza, anche perché la recente approvazione del testo unico sulla cultura aveva proprio l'obiettivo di stoppare questo meccanismo utilizzando bandi. Attualmente di forte contrarietà intanto per i 5 milioni che vengono cancellate a sostegno e a favore delle famiglie più fragili sul caro bollette. Una scelta scellerata, non obbligata dal governo nazionale, ma piuttosto in accordo con il governo nazionale, perché le regioni e quindi Marsilio con il presidente del Consiglio Meloni hanno deciso di dirottare quelle risorse ai disavanzi della sanità. Per cui tante bugie ci sono state dette. Ci dicevano che non c'erano debiti sulla sanità, invece ci sono, e prendono le risorse dalle famiglie più fragili, cui noi avevamo in qualche modo risposto, dato una parziale risposta con i 5 milioni. Per poter discutere con noi intanto il ripristino di quelle risorse. Ovviamente la maggioranza respinge tutte le accuse. L'emendamento che toglie i 5 milioni è per evitare che ci venga impugnato il bilancio. Non possiamo sacrificare quella legge di bilancio e ci hanno chiesto che quei fondi vengano destinati altrove per il ripianamento della sanità, così come previsto da un accordo della Conferenza delle Regioni, organo collegiale. È così che dobbiamo utilizzare quelle somme su debiti che tra l'altro non ha fatto l'amministrazione Marsilio, che come sappiamo siamo al quarto anno con un equilibrio di bilancio sui conti della sanità. In merito poi all'argomento delle elargizioni dei fondi a pioggia, come ci viene accusato, sono delle somme, delle richieste che sono venute dai territori attraverso dei consiglieri, attraverso le quali ci sono anche specifiche ed importanti esigenze, ma v'è di più: all'interno di queste richieste ci sono emendamenti che appunto richiedono alcune somme di esponenti del PD.